la processione del manto della Madonna si entra nel vivo dei festeggiamenti in onore della nostra santa patrona. La tradizionale deposizione della corona d'alloro sul monumento ai caduti sul mare in Cala Crocifisso, curata dal Circolo Figli del Mare, dal Comitato Feste Patronali e da una rappresentanza di ufficiali e sottufficiali della Marina Militare, ha preceduto quest'anno il prelievo del manto della Madonna, rappresentando questa scelta un'assoluta novità rispetto alla precedente consuetudine. Ma è dall'Istituto San Giuseppe che si è snodata la solenne processione del manto, che ha raggiunto Piazza Porto per una breve liturgia della parola a cura dei marittimi di Giovinazzo e dei concittadini residenti a Brooklyn e dintorni. Il corteo ha proseguito poi il suo percorso passando da Piazza Vittorio Emanuele II per concludersi in cattedrale. Alla Madonna di Corsignano è attribuita l'intercessione per molti miracoli che hanno salvato la vita a gente che andava per mare. Per questo l'amore dei marinai per la Madonna si esprime attraverso il simbolo del manto, l'unico che nelle notti di navigazione oscurate dal buio può fare da scudo e proteggerli nei momenti in cui, nel giro di pochi attimi, le acque del mare passano dalla calma piatta alla tempesta. Il disegno del manto, realizzato non a caso in pesante raso, azzurro come il mare, riproduce una grande bordatura di gigli che fanno da cornice ad una barca a vela con tre marinai, contornata da due cartigli con l'iscrizione a devozione dei marinai di Giovinazzo. La composizione comprende il monogramma di Maria, sovrastato dalla corona regale a 12 stelle. Il ricamo triangolare che copre la cuspide dell'edicola argentea riproduce invece un'ancora al centro del tessuto. Invece porta i copertienti, così tu. E nonna porta questo mesciatoio. Lanciamo un bel bacio a tutti quelli che ci vedranno, soprattutto ai più lontani. Un bacio, uno, due, tre. La festa patronale è entrata nel vivo nella serata di mercoledì 18 agosto, con il tradizionale corteo storico in onore della Madonna di Corsignano, organizzato dal 1967 dall'Associazione Proloco e giunto quest'anno alla sua 44esima edizione. Il corteo è definito storico perché rievoca due importanti avvenimenti legati alla storia dell'icona della protettrice di Giovinazzo: la traslazione definitiva dell'icona dal casale di Corsignano in cattedrale nel 1667 ed il miracolo della pioggia dopo il periodo di siccità nel 1188. Ad aprire il corteo quest'anno il gruppo di sbandieratori battitori dell'Anzegna di Carovigno. Il corteo è diviso in due parti. La prima ricorda l'episodio avvenuto durante la dominazione spagnola e vede sfilare gli aralli, i tamburisti, il cavaliere con il gonfalone della città, poi i valletti con gli abiti bianco-verdi che simboleggiano il popolo giovinazzese. Seguono il vescovo Agnello Alfieri, colui che ordinò la traslazione definitiva della Sacra Icona, quindi le dame, il duca e la sua corte. Nella seconda parte viene ricordata la processione del 1188. Sfilano i figuranti dei nobili cittadini medievali, vestiti del saio e accompagnati dagli stemmi delle casate, seguiti dai dignitari dell'epoca, dagli alabardieri, dal sacerdote che è in persona il parroco del casale di Corsignano e dal capitano francese Gereteo, colui che donò l'icona al parroco del casale.
seguono le ancelle ed il popolo penitente. Il corteo, terminante con l'icona della Vergine, è partito dalla scuola media Marconi e si è concluso, come consuetudine, in piazza Vittorio Emanuele, dopo aver attraversato le vie della città. Thank you.
Con il cuore colmo di gioia e devozione, l'intera città di Giovinazzo ha celebrato la sua protettrice, Maria Santissima di Corsignano. Presenti le varie autorità politiche, religiose e cittadine e tutte le confraternite. Uscita poco prima delle 20 e ritiratasi alle 22:15, la processione, come tradizione, ha attraversato le suggestive vie del centro storico, per poi giungere in piazza Vittorio Emanuele, dove una grande moltitudine di fedeli ha reso omaggio alla nostra protettrice, mentre la banda nella cassa armonica eseguiva l'Ave Maria di Schubert. Ancora una volta, la meditazione della Madonna e la sua protezione si sono fatte manifeste e sensibili a tutti i livelli. Pertanto, giovedì 19 agosto 2010, e dunque per la prima volta dopo tanti anni non di domenica, la città di Giovinazzo ha vissuto un meraviglioso momento di solidarietà e speranza. Il popolo di Giovinazzo si è raccolto devotamente intorno alla Madonna, scoprendo lo straordinario momento della preghiera. Tutti, agricoltori, marinai, professionisti, artigiani, giovani, meno giovani, bambini, ragazzi, con o senza problemi, accomunati dalla fiducia che solo lei sa infondere, l'hanno seguita con esemplare raccoglimento. Anche in passato il popolo di Giovinazzo era solito invocare la Madonna di Corsignano in diverse circostanze, soprattutto durante i periodi di siccità, portandone in processione l'icona. Nel 1843, infatti, vi fu una grande siccità ed il 15 ottobre si portò la Madonna di Corsignano alle monache benedettine e poco tempo dopo, si legge da alcuni documenti, piovve copiosissima acqua. Fu così che il 5 maggio 1901 venne eseguita una devota processione dedicata a Maria Santissima di Corsignano, dalla cattedrale alla chiesa San Domenico. Con solenne processione, l'immagine della Madonna fu riportata in cattedrale nella domenica 19 dello stesso mese ed anno.
Altra circostanza in cui la Madonna di Corsignano fu portata in processione in giornate diverse da quelle della festa è l'anno mariano 1988, durante il quale ella sostò una settimana in ognuna delle 5 parrocchie cittadine. A seguito del fenomeno migratorio nei secoli XIX-XX, molti giovinazzesi hanno raggiunto l'America, il Canada, l'Australia e l'Argentina, dove hanno diffuso il culto della Madonna di Corsignano. E allora siamo andati a chiedere proprio a uno di loro come ha vissuto questa santa festa. A seguire il momento suggestivo del rientro. Ai nostri microfoni c'è il signor Vito Bavaro. Lei viene da? Florida e New York, a Florida, Stati Uniti. So let's start with the first question in English, if you agree. Sure. What about the celebration of this feast during the week and not on Sunday as usual? Well, it was a little difficult for us because we didn't know that it was going to be during the week. We thought it was on Sunday. But anyway, we were able to straighten out the problem, but we still enjoy the feast. Dunque, traduciamo per chi chiaramente ci segue. Abbiamo chiesto che cosa pensa della celebrazione di questa festa durante la settimana e non di domenica come è sempre stato, almeno fino a qualche anno, fino all'anno scorso, possiamo dire. La sua risposta è stata questa. Dobbiamo cercare di superare questo problema e comunque rendere omaggio a quella che è la nostra patrona di Giovinazzo. Quindi a quella che è la nostra patrona, la nostra protettrice. Non bisogna dimenticarla, certo. Noi veniamo per la festa. So we cannot forget, and we would love to come back almost every year, just to be there, to be in Giovinazzo, because it's something that we really appreciate to do. Dunque, traduciamo ancora, lei chiaramente è felice di essere qui a Giovinazzo, lei ama Giovinazzo, ama tornare indietro qui a Giovinazzo e quindi è necessario non dimenticare quella che è la nostra protettrice e soprattutto quella che è la nostra terra, cioè quella di Giovinazzo. Ecco, sì, precisamente. Un'ultima domanda la facciamo in italiano. Vuole salutare qualcuno che è rimasto magari in America, qualche suo parente o amico? Voglio salutare i miei genitori, la mia famiglia. E gli amici che stanno in Florida, New York, New Jersey, che stanno guardando l'internet, New York, Giovinazzo Live. So, la vediamo tutti i giorni. Anche Giovinazzo.tv, mi raccomando. Sì, senz'altro, lo faremo senz'altro. Ok, la processione sta andando, quindi la salutiamo, grazie mille. Grazie. Thank you very much. You're welcome. Ciao.
durata soltanto un anno l'astinenza da successo della parrocchia di San Giuseppe, che ha conquistato la 19ª edizione del Gamberemo, il Palio dei Rioni, palio che dunque per la quarta volta arriverà in Via Dogali. Abbiamo qui appunto gli atleti della parrocchia vincitrice con i colori bianco-verdi. Allora, Gianni Carlucci, qual è stato il momento decisivo per la vittoria? Perché all'inizio è stato una vincente testa a testa con l'Immacolata. Penso che il momento decisivo sia stato il tratto nel centro storico. E la nostra atleta Fabiana, giusto, abbia colmato tutto il lavoro fatto in questi due mesi e non c'è stata storia. Poi quel distacco l'abbiamo mantenuto fino all'ultimo staffettista, l'ultima staffettista italiana, e abbiamo trionfato sotto il palazzo comunale. È un palio vinto delle ragazze. Allora io farei parlare appunto le ragazze. Avete una dedica particolare per questo successo voi tre? No, una dedica particolare no, ringraziamo tutti gli atleti della nostra squadra, l'unione fa la forza, e questo è il nostro motto. Da quanti mesi prima quindi avete iniziato a preparare questa gara? Un paio di mesi. In effetti poi il destino ha ridato a San Giuseppe ciò che le era stato tolto l'anno scorso. Allora ragazzi, a questo punto come si festeggia stasera? Abbiamo già sentito le campane suonare a festa, come si festeggerà stasera? Allora, noi non festeggiamo stasera, ci siamo messi d'accordo perché aspettiamo il ritorno del nostro parroco Don Raffaele Gramegna, perché è fuori. E niente. Quindi poi... la dedico anche a lui a sto punto. Sì, la dedico anche a lui, però io vorrei ringraziare, a parte gli atleti, colui che li guida, cioè Pino Palermo, che è instancabile, già dall'anno scorso stava già alla ricerca di nuovi ragazzi per mantenere fede a quello che è il suo stato, cioè di essere sempre un vincitore. Quindi io vorrei ringraziare Pino Palermo e poi ringraziare anche loro. Allora ragazzi, io direi di concludere con un coro per San Giuseppe. Coro da vincitore. San Giuseppe, la 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 la, e San Giuseppe, la 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 la, e San Giuseppe. Allora, un noto spot pubblicitario diceva "Do gustis is meglio che one", e così anche per gli zero assoluto stasera, una bionda e una bruna. Allora, viaggiate in Italia e non solo, e capitate anche in Puglia spesso al seguito del Radio Norba Battiti Live, ma anche come ospiti durante le feste patronali. Voglio chiedervi, siete stati quest'anno in giro Biceglie, Mola di Bari, eccetera, qui a Giovinazzo, oltre a Checco Zalone, che fra l'altro è stato anche ospite qui a Giovinazzo da noi, quali sono le bellezze pugliesi, Matteo? Noi tutte le volte veniamo in Puglia, in generale siamo benissimo, veramente, sì, adesso sembra che lo diciamo tanto ridere perché abbiamo una telecamera puntata, ma in realtà non è così, è veramente sempre piacevole, ma intanto perché il posto, proprio il territorio è meraviglioso, e poi la gente è estremamente piacevole da vivere proprio, e anche durante i concerti è una cosa proprio che insomma ce ne accorgiamo immediatamente appena inizia il concerto, quindi veniamo sempre con grande piacere. Speriamo vi riserverà la stessa cosa anche Giovinazzo. Me lo auguro. Beh ragazzi, io sono così emozionata che ho paura di dimenticare la domanda, perciò la faccio subito. Allora, voi avete cominciato la vostra avventura tra i banchi di scuola con un nome alquanto scaramantico, però da cantastorie e rap siete cresciuti molto, siete diventati l'idolo di molti e soprattutto l'esempio per molti giovani, insomma, per chi vuole cominciare a lavorare nel mondo della musica. Come mai quindi è cresciuta questo vostro successo grazie anche alla vostra amicizia che è diventata sempre più solida? No, non è vero, non siamo amici. No, sì, beh, guarda, l'amicizia va oltre l'amicizia, devo dire. È un fratello, Matteo, nel senso che mi sono reso conto nel tempo che noi facciamo musica da tanto tempo. Questa musica poi si è trasformata in un lavoro e quindi ci sentiamo tutti i giorni. Devo dire, è una carriera, quella della musica, quella nella musica, che non auguro a nessuno. Nel senso che è una figata, però è veramente complesso. Io auguro a chi ha la passione della musica di continuare a farla sempre, poi magari se ha fortuna, perché noi ce ne vuole proprio tanta, allora magari riesce anche a farsi apprezzare da tanti. Questo è... Grazie e buon concerto. Grazie a voi. Grazie, un bacio anche a voi. Buonasera a tutti. Buonasera.
accendete le luci più potenti. Salutiamoci fino in fondo. Ragazzi, meraviglioso. È una cosa devastante. Farvi vedere bene, pure qui al lato. Pure qui al lato. Tutto a posto? Dobbiamo tornare a casa, no, stanchi, proprio molto di più che stanchi. Quindi, braccio al cielo tutti, su! Dimenticare, per dimenticare,
mentre scorrono i titoli di coda della festa patronale 2010, eccoci con il presidente del comitato, Antonio Carlucci, a cui credo che innanzitutto si debba dire grazie per l'impegno preso, perché a Giovinazzo si sentono un po' tutti i presidenti, però poi magari non sono in molti a dare una mano poi quando si tratta di organizzare la festa. Fatta questa doverosa premessa... Grazie. Fatta questa doverosa premessa, ecco, partiamo con l'intervista. Questa festa passerà sicuramente alla storia per la scelta della data della processione, il 19 agosto, in realtà non è una novità assoluta perché ci sono stati dei precedenti, però in un qualche modo si è rivoluzionata una tradizione radicata ormai nell'appuntamento più sentito dai giovinazzesi. Presidente, a posteriori lei rifarebbe questa scelta? Ma io sicuramente la rifarei, perché secondo me la risposta della presenza delle persone è stata notevole. Io ripeto quello che ho già scritto, ho già detto in altri luoghi, diciamo anche ad altre persone. Quest'anno abbiamo scelto questa data perché spostando a domenica andavamo a finire troppo oltre, arrivavamo a fine agosto. Non è stata una scelta semplice, come qualcuno alla fine vuol farle passare come una scelta semplice. Abbiamo fatto diverse riunioni, ci siamo incontrati. Si è tenuto conto della volontà di tutti i giovinazzesi, senza bisogno di arrivare a un referendum naturalmente, no, però... No, tutti i giovinazzesi penso che era impossibile sentire, però alla fine abbiamo sentito le persone che riteniamo all'interno dell'organizzazione della festa patronale siano le persone più importanti, a cominciare innanzitutto dal primo interlocutore, è stato il Don Benedetto, il sacerdote Don Benedetto, ci è servito come primo approccio per parlare, per capire un po' i pro e i contro. Poi abbiamo a quel punto interessato il Vescovo, che alla fine ci ha dato disponibilità, ci ha dato carta bianca, ha detto quello che vi sentite di fare, quello che pensate sia più giusto, quello fate. Poi abbiamo sentito le associazioni, la Proloco, i portatori, che sono alla fine diciamo quelle associazioni che gestiscono tutto. Noi pensiamo di aver accontentato forse qualcuno e scontentato altri. Abbiamo accontentato, sul sito sono arrivate centinaia e centinaia di mail di gente che lunedì riprende a lavorare e che già da domani mattina sono costretti a partire, e gente che non vive a Giovinazzo, vive fuori, viene a trovare i familiari qua che vive al nord. Quindi abbiamo basato un po' questa festa sul, diciamo, basandola veramente sull'aspetto religioso, forse. Cioè, dando più importanza a queste persone che da fuori hanno avuto la possibilità, dopo anni, c'era una mamma che veniva là, è venuta qui e dice: io mangerò, farò il pranzo della festa della Madonna con mio figlio dopo 15 anni che lui vive a Vicenza, perché le fabbriche solitamente riaprono. Quindi sicuramente io mi scuso con tutti quelli che hanno avuto disagio da questo spostamento della data, però diciamo sulla bilancia io penso che ci sono i pro e i contro, e alla fine una scelta bisognava farla. Da domani che ne sarà dell'attuale comitato e della data della processione della Madonna? Non lo so, l'attuale comitato è un gruppo di amici che vive anche tutto l'anno all'interno di un'altra associazione, che è l'associazione Arte, Mestieri e Professioni, che abbiamo fondato proprio perché il nostro è stato un momento per vivere insieme, per stare bene insieme, e poi l'abbiamo riportato all'interno del comitato festa. All'interno della data non lo so. Il discorso è questo, Presidente, alla fine... Io mi auguro che ci sia continuità, mi auguro che venga dopo e si metta veramente la parola fine a una data che è ipotetica, che una persona che ogni anno, un presidente che porta avanti la festa deve trovare, deve conciliare. Infatti io non vorrei che poi magari dall'anno prossimo si torna la domenica, poi dopo 2 anni si torna di nuovo al 19 e la gente poi a quel punto si disorienta proprio. Lo so, purtroppo non dipende dalle mie volontà, io veramente spero che si possa cominciare a dare una data certa. Tutti devono sapere che a Giovinazzo il 19 agosto si festeggia Maria Santissima di Corsignano, è quello che abbiamo voluto anche cominciare a improntare, e mi auguro che l'anno prossimo si torni così. Poi se si torna al passato, noi abbiamo tentato, non possiamo farci niente. Secondo tradizione, festa patronale significa anche concerto. Ecco, volendo dare un voto in pagella al concerto di chiusura, non certo da zero assoluto, insomma. Io penso che io forse devo essere l'ultima persona che deve dare il voto, perché diciamo sono di parte.
secondo me il voto più grande l'hanno dato questo, una piazza stracolma, non c'era un centimetro quadrato libero, e penso che quella sia stata la risposta, diciamo, più importante anche a questo cambiamento che è stato contestato anche questo. Magari si volevano dei cantanti che abbracciassero più fasce d'età. Fasce di età, dove i posti a sedere. Noi pensiamo che, ecco, la festa è di tutti, ok? E quindi, così come la festa è di tutti, per tanti anni si è sempre agevolato quel pubblico che viene lì, si siede, però la festa è anche fede, la fede è anche giovani, i giovani che poi ci lamentiamo vengono lasciati a loro stessi. Allora, una volta tanto abbiamo pensato di fare qualcosa per loro, dove loro devono essere protagonisti, e penso che stasera lo sono stati. E non solo loro, perché poi c'erano i genitori e c'era tantissima persona. Noi veramente pensiamo di aver dato tanto, perché organizzare una festa patronale è qualcosa di veramente, veramente faticoso. Quante ore di sonno accumulate in questi giorni? Ma le ultime, questa settimana, pochissime, non lo so, li conto, 2-3, andiamo a dormire la mattina alle 8, dobbiamo stare in piedi per l'organizzazione. Ma alla fine lo facciamo con piacere, lo facciamo per la Madonna e non ci pesa. Forse stasera quando arrivo a casa crollerò come crolleranno tutti gli altri, però veramente è un grandissimo lavoro che ci vuole dietro. E noi pensiamo di averlo quantomeno fatto, poi fatto bene, fatto sono gli altri poi che devono giudicare. Ultima domanda, presidente Carlucci, cosa si sente di dire a chi prenderà il suo posto il prossimo anno? Un grandissimo in bocca al lupo, un buona fortuna. Il momento economico è particolare, però io non ho mai disperato, perché alla fine noi organizziamo una festa dove io dico sempre alla fine la Madonna è quella che mette a posto tutto. No, io vorrei chiudere veramente ringraziando, visto che hai parlato di vacanze, innanzitutto mia moglie e la mia famiglia, a cui veramente devo tantissimo, perché gli ho tolto tanto di quel tempo che molte volte in alcuni momenti, ecco, di sconforto dici non è giusto, però alla fine è una cosa che sentivo di fare, l'ho fatto, veramente ringrazio lei, devo ringraziare diciamo i collaboratori, i vicepresidenti Matteo, Gianni, Nicola, Pasquale. Senza, noi veramente eravamo in tanti e quindi siamo riusciti a fare tante cose. Un ringraziamento veramente grande, grande, grande va ad Angelo De Paolo e a Enzo Marzella, a Graziano, che veramente ci hanno, cioè, sono le colonne, a Michele D'Ambrosio, sono le colonne portanti all'interno poi di un'organizzazione. Sono persone che gestiscono un settore e insieme a me da 3 mesi stanno qui la sera a stare lì a fare, rifare, conti sopra conti, fai quello, aggiustiamo quello, aggiustiamo quello. E poi un altro grande va a tutti gli altri collaboratori, a Michele, Pino, Marcello, Nicola, a tutti quanti. Adesso sicuramente mi sfuggerà qualcuno, mi dispiace che mi sfugge qualcuno. Quindi un grazie, grazie veramente grande va a loro, va a Don Benedetto, va al nostro vescovo, va veramente anche al sindaco, che quest'anno mi ha veramente dato anche un supporto, a Michele Bavaro, all'amministrazione, alle forze dell'ordine che sono state molto vicine a noi quest'anno, molto ma molto nell'organizzazione. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti quanti e niente, in bocca al lupo a chi verrà e grazie ancora per tutto quello che è successo fino a stasera.